Allora, testa, faccio i decreti attuativi, croce, aspetto la legge. Croce. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Per fortuna un po' di buonsenso ogni tanto anche in politica si dimostra e quindi il governo non si è affidato al tiro della monetina per decidere se fare o meno i decreti attuativi entro il 1 luglio, ma vista l'incertezza del percorso parlamentare del decreto rilancio, ha deciso che i decreti attuativi per l'ecobonus verranno prorogati. Scelta estremamente condivisibile, dato che la mancata trasformazione in legge del decreto rilancio farebbe cadere tutto il castello di carte e quindi tutto quello che potrebbe essere realizzato dal 1 di luglio fino al 18 perderebbe fondamentalmente di senso. Ma soprattutto perché, vista la sfilza di modifiche proposte a tutto il decreto, ma in particolare anche all'articolo 119, quindi all'ecobonus, i decreti attuativi rischiano di dover essere cambiati dopo 15 giorni. Cioè, se i decreti attuativi entrassero in vigore oggi, tra 15 giorni, nel caso il decreto venga trasformato in legge, rischiano di essere in contrasto con il testo definitivo emendato della legge. Il mondo del fotovoltaico negli anni 2009-2012 ne ha viste di tutti i colori, quindi saremmo pronti anche a questa evenienza, ma effettivamente due normative diverse in 15 giorni forse erano un po' troppo anche per noi. E quindi ancora tutti fermi, tutti con l'occhio puntato sul percorso parlamentare del decreto rilancio, in attesa che venga o trasformato in legge o bocciato, perché anche questa è una delle possibilità. La speranza comunque è che o una o l'altra arrivino molto presto. Non mi insultate troppo per questo, ma sarebbe comunque una notizia positiva, sia la bocciatura sia la trasformazione in legge, perché l'attesa sta uccidendo il settore. Tutti i clienti, tutti quelli che avevano intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico, si sono bloccati in attesa di sapere se potevano accedere alla detrazione del 110%, e quindi il settore è bloccato da quasi 2 mesi da questa attesa del decreto rilancio. Quindi la vera buona notizia sarebbe lo scioglimento dei dubbi per poter riprendere le installazioni o con l'ecobonus o anche senza. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se anche voi siete rimasti fermi con l'idea di installare un impianto fotovoltaico in attesa di sapere se sarà confermata o meno la detrazione del 110%, vi ricordo che per consulenze, progetti, assistenza sono a disposizione e mi potete contattare utilizzando il modulo di contatto di cui vi lascio il link in descrizione. Se siete aziende installatrici e volete partecipare all'elenco installatori di qualità che sto creando e che ha già un po' di iscritti, lo potete fare sempre attraverso un form che vi lascio in descrizione. E quindi, in attesa di sapere che ne sarà dell'ecobonus, io vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.